È il 25 aprile, una giornata di festa, scopriamo insieme il programma dei pesaresi e non solo. Andiamo a mangiare al ristorante, sì. Poi? Poi... Ma loro sono nostri amici che ci sono venuti a trovare da Modena, quindi ripartiranno e io penso che andrò a riposare. Siamo turisti. Da dove venite? Veniamo da Bari. Per quanti giorni che starete qui? Dal 22 al 26, domani partiamo. Ma qual è la cosa che più vi piace, vi attira di Pesaro? Pesaro non ce l'aspettavamo, sembra abbastanza turistico, quindi ci è piaciuto sia, vabbè, noi siamo anche di fronte al mare. Quindi un albergo bello di fronte al mare, poi è vicino anche a Riccione, Rimini, molte attività anche per i bambini nelle zone limitrofe. Quindi saremmo dovuti andare in vacanza, ma quando ho visto il weekend di tempo brutto ho rinunciato. Andiamo a mangiare qualcosa giù al mare. Poi? E poi passeggiamo. Siamo a pranzo fuori e poi pensiamo di andare a fare un giro al mare. Poi andiamo a Cattolica a mangiare e niente, facciamo la nostra passeggiatina. Qual è il vostro programma odierno? Probabilmente faremo una piccola escursione se il tempo tiene, forse andiamo in Romagna, niente di particolare insomma. Mangerete fuori quindi? No, probabilmente mangiamo a casa e poi dopo andiamo nel pomeriggio. Io lavoro oggi. Io lavoro perché devo lavorare e adesso faccio una passeggiata con il mio amico. Abbiamo gli identici programmi. Andare fuori a pranzo. Due chiacchiere con gli amici, poi si vedrà. Andiamo al ristorante perché piove. Altri programmi? Cosa farete? Una passeggiata col cagnolino e poi ci riposiamo. Invece rientriamo perché il ponte è finito, per cui noi dobbiamo rientrare. Da dove venite? Dal Friuli. Qual è la cosa più bella che vi ha colpito di Pesaro? Pesaro siamo venuti stamattina, che la stiamo guardando adesso. È... Fare un giro qui per Pesaro, e andare a mangiare e basta. Farci una passeggiata a lungomare se il tempo migliora.